A Torino, in via Francesco Miglio, si è svolta la cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in ricordo di Emanuele Iurilli, vittima del terrorismo, fortemente voluta dall'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e realizzata con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e della città. Dopo tutti questi anni, cosa significa ancora la morte di un giovane innocente Emanuele Iurilli? Beh, per me significa la mia infanzia, la mia giovinezza, perché Emanuele era mio cugino e quindi siamo cresciuti insieme, era una sorta di fratello minore. E poi sicuramente quello che mi preme che significhi per tutta la gente in generale, ma soprattutto i giovani e i ragazzi, è che si capisca che non è con la violenza, non è con il terrorismo che si ottengono le cose, perché può succedere, spesso succede che persone inermi finiscano vittime senza produrre nulla di utile. Elisabetta Farina, 35 anni dopo questa tragedia, prima testimone e poi anche vittima, cosa prova in questo momento dopo la cerimonia? Tante emozioni, tanti ricordi, perché ovviamente a quell'epoca, come tredicenne, molte cose si vivevano ma non si potevano comprendere fino in fondo. Indubbiamente è stata compresa la tremenda perdita di Emanuele, anche perché abitando nelle vicinanze ci si conoscevo la sua mamma, che era insegnante nella stessa scuola elementare in cui andai io. Un momento però anche oggi, forse quello posso dire, di soddisfazione di questo ricordo, perché lo abbiamo atteso per 35 anni, tanto che appunto i suoi genitori non ci sono nemmeno più oggi per essere presenti e ricordarlo insieme a tutti noi. E altri ricordi che affiorano ovviamente sono quelli invece ancora più personali, perché esattamente 3 mesi dopo un evento analogo, non da parte di prima linea ma delle Brigate Rosse, avvenne a mio padre, che fu gambizzato. Sono quindi dei ricordi in questa giornata, perché vanno a farmi rivivere una situazione di 35 anni fa che comunque è sempre viva nel mio cuore.